Oh, buongiorno ragazzi, mi trovo a bordo di un'auto elettrica pazzesca, non ho resistito, vi porto a fare un giro con me per farvi vedere quanto è figo guidare questa macchina. Ma no ragazzi, ma che si buttano via i soldi? Con la macchina elettrica si risparmia, meno costi di manutenzione e per il carburante, non si paga il bollo, non si pagano i parcheggi blu e si ha libero accesso a tutta la ZTL. Non so se... No, 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 ragazzi, è tutto vero. Io ci tengo all'ambiente e posso guidare tutto il giorno inquinando zero. Ciao, caro amico. Guarda che io sono in giro da un sacco di tempo e ho ancora la batteria all'80%. Faccio prima a scaricare il cellulare facendo questa diretta che la mia macchina. Ma perché ci fai caso solamente quando è una macchina così? Io per esempio le trovo grazie all'app di Enel X Recharge. Ogni giorno ce ne sono sempre di nuove, spuntano come funghi. Vedrai. Ecco fatto, esistono già tantissime stazioni di ricarica, puoi trovarne una sotto casa, sotto l'ufficio, al supermercato oppure fuori dalla palestra, così la macchina si ricarica da sola mentre tu fai quello che vuoi senza perdere neanche un minuto del tuo tempo libero. Ovviamente puoi seguire la ricarica dal telefono con l'app dedicata. Ah, questa sì che è una leggenda, come gli unicorni, in realtà è quasi come ricaricare un cellulare. Pronto? Ehi, dove sei? Non ti ricordi che c'è compleanno di Arianna? Siamo già qui. Sì, non mi sono dimenticata. Finisco di fare una cosa al volo e arrivo tra 10 minuti. Ti sei ricordata di prendere il regalo? Certo che mi sono ricordata, in macchina. In macchina? Guarda che c'è la ZTL, non puoi entrare. Tu stai tranquillo che con la mia macchina elettrica posso andare dappertutto. Ok, a dopo. Hola, e adesso possiamo stare insieme per altri 200 chilometri, siete felici? Beh, effettivamente lo spazio nel bagagliaio oggi è un po' poco, ma solo per oggi, eh?